I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Che cos'è l'amore? E che cos'è? Che cos'è, Viola? È l'argomento del giorno, 906, che cos'è l'amore? Cosa urlate tutti? Allora ragazzi, vi insegno questo segreto, che poi non è un segreto perché molti di voi già lo sanno, il famoso linguaggio del corpo. Possibile che sia sempre tutto. Io non so niente, io faccio copia e incolla. Con la sicumera. Se il mio computer me la C, me la V, sono i tasti più consumati. No, allora, dovete sapere, quando qualcuno si tocca il naso, sì, dal basso dal basso verso l'alto, cioè che fa quel pezzettino di strada che è il corridoio tra le due narici, per intenderci, vi devo spiegare, ok, che fai significa? così è proprio un argomento che con quella persona non devi toccarsi, poi fa pure un passo indietro e poi chiude le braccia, lì ti conviene che ti alzi e dici ho sbagliato tutto, ok. Allora, Viola, adesso, sono entrato, ho detto: Viola, che cos'è l'amore? Credo così, tu hai fatto, non ti sei neanche accorta. No. Quattro volte così. E ho detto, difatti, le ha detto: non gridare, va bene, non dar fastidio. Ora ho fatto così col naso. Non te ne accorgi? Certo, lo sai perché? No, c'ho la goccia. No. La goccia. Sì, lo so. È come quelli che ti dicono: io dico, guarda, ognuno di noi ha l'organo bersaglio. Sapete cos'è l'organo bersaglio? Ci sarà. Troppa roba. No, però dico: ognuno di noi ha un organo bersaglio. Cioè, cosa vuol dire? Che appena stai un po' male lo senti lì. Io per esempio, prima che mi arrivi l'influenza, me ne accorgo dalla gola, perché il mio organo bersaglio è la gola e il fegato. Il fegato è nervoso, che non sfogo. Comunque vabbè, l'organo bersaglio. Puoi sfogarti col quando cucino. Tu dici no, ho fatto così, io ti dici ma io ho piegato le braccia perché sono comode. No, va bene, però. Ma non stavo neanche ascoltando il testo di Cosmo, quindi non so. No, io ti ho detto: parlami dell'amore, Viola, l'argomento del giorno. Ti ha dato così fastidio che gridavo. E tu hai fatto bravo. Esatto. Sì. Se io fossi uscito a cena con te e a un certo punto io ti dico: tra l'altro non so, è successa questa cosa e tu non so, tipo ti lecchi il labbro, ma non che lo lecchi così, anche solo quasi un secondo, o te lo morsi. No? Labbro sotto è una cosa, labbro sotto è una cosa, uno è amore, uno è erotismo. E qual è sopra? Ma non posso svelare tutto, ragazzi, ma sto facendo un corso gratis, un giro per l'Italia a 3.000 euro a seduta, però dopo il mondo è ai vostri piedi. Certo. Perché io inizierò così il corso dicendo: ragazzi, pensate che io abbia un talento? No. Come hai fatto allora a realizzare i tuoi sogni? Perché quando tu sai queste cose, conquisti il mondo. Capito? Care facce di merda. Sto scherzando. Però il corso lo potresti fare, piano così. Corso Sempione, l'ho fatto anche stamattina con i bambini. Giudicio! Ma buongiorno! Felicità! Che è successo? Eccola qua! È viva! Un'emozione che non so descrivere. Fabio! Perché ci sta? Metta qui! La roba della mela, no, io ridevo. L'ascoltatore Giordano: saranno 20 anni che non c'è più la mela sulla tastiera del Mac. Vabbè. Sì, io sono. Mi è rimasto. È come. Io comunque dico ancora: tira lo sciacquone, anche se ormai si spinge da anni, no? Si spinge, sono anni. E quindi che simbolo c'è al posto della mela? Mauri. Command. Command. C'è scritto Command. Command. Esatto. CMD. 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 Aspetta, fammi vedere. Ci vedo più. Esatto, non ci vedi più. Command. Io ormai ho avuto negli ultimi tre mesi soprattutto proprio il crollo totale della vista, ma io non voglio mettere gli occhiali perché poi li ho già fatto la visita e ho già gli occhiali a casa e quando li provo ciao Maurizio, ciao, finalmente mi vedi. Ma allora sei fatto così, ma intanto che hai la barba. Maurizio si è messo gli occhiali e ha visto il mondo, ma è incredibile. No, forse da lì a qua non dovresti mettere, Stefi mi ha prestato i suoi. È solo un più uno per la lettura. Quando sono lì col libro e dico vabbè li provo, però te l'ho detto, io li metto e faccio proprio
Ah, ecco quelli qua, guarda qua, ho messo gli occhiali. Ah, guarda che meraviglia. Perché se li tieni fin qua? È perché non ho le cuffie, non mi entrano. Ah, come il professore. Ah. Poi mi ha detto il ginecologo degli occhi, l'oculista. Il ginecologo mi ha detto, occhi. Però mi raccomando, non usarli per guardare lontano. Infatti, allora te li devi, Maurizio, te li devi mettere sulla punta. Sì, in sì. modo che poi dal basso, come facevano i professori, guardi così. Grazie. E lì proprio hai 80... anche la catenina dietro il collo. Quella. La mia, diciamo, la moglie, la mia amica, insomma la moglie di mio amico, come la mia amica. Che cosa? Comunque, la mia amica sì. ha gli occhiali sì. con le bacchette così lunghe, che in fondo ci sono due calamite. Sì, ah, sì, capito? Si attaccano dietro. Certo, e lei, certo. perché sono, allora, guarda qua. Poi tu li metti sulla punta del naso e poi dal basso, con la testa in giù, fai così, vai. Adesso ti interrogo. No, ma tra le due lenti ci sono sì, le calamite. No, li puoi fare anche. No. Sì, 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 esatto, esatto. Chiudi davanti. E poi comunque puoi fare anche gli occhiali, che c'ha la parte alta per guardare lontano. Insomma, comunque c'hai 80 anni in un secondo. Sì, sì. Ma io non li metto perché dopo, siccome io perdo tutto. Mi ha detto che poi non torni più indietro. Hai ragione, quindi dopo io indietro non ci torni io più. Io devo avere almeno 20 paia d'occhiali in tasca dopo, perché, capito? Già gli occhiali da sole mi durano tre paia d'occhiali a stagione, faccio io almeno. Cosa? Eh sì, perché io perdo tutto, cioè, perché purtroppo. Perché non hai cura. Non hai cura. Non hai cura delle tue cose. Non hai cura del Tennessee. Oh. Maurizio, abbiamo messo la sigla? Sì. Sì, la sigla sì. Ma veramente? Sì. E cosa ho fatto durante la sigla? Ah, ho spiegato sì, che ti toccavi il naso. Quello. Va bene. Ragazzi, oggi abbiamo un grandissimo privilegio, noi ascoltiamo. Te li sei tolti di nuovo? Sì, è da lontano. No, non li devi mettere. Oggi abbiamo un grandissimo privilegio, noi del Volo del Mattino. Andiamo ad affrontare questo tema velocemente, pochi minuti ma efficaci, come schiacciare un fruncolo. Di questo senso di questo. Quello che hai sulla fronte. Immagine, che bella immagine. Ancora il salame dell'altro giorno. Che bella immagine. Questo senso di vorrei far qualcosa ma non so cosa fare, vorrei far qualcosa ma non so come si fa. E ci sono un sacco di problemi intorno a noi e noi a volte vorremmo anche dire oh, io se posso fare qualcosa tutti insieme facciamolo, ma è difficile. Da qui verrebbe un bellissimo tema, ma sono già sei minuti che parliamo cioè? E poi ci hanno ripreso nelle ultime riunioni, dicono che parliamo troppo. Chi ci ha ripreso? Valterone dice ma che sono sti interventi? Ma che me frega i Valterone? Ma infatti che ci frega? Ma che ci frega? Valterone, ma non ci rompere, ma no, venga a dircelo qui. Oh, venga a dircelo qua. Questa qui qual è? Quella c'ho il piccio qui, c'ho il piccio là? No, sì. C'ho il piccio qui, c'ho il piccio là. No, 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 no. Quella è c'ho Biggio va. Non è questo. Questo dove ce l'ho in questa canzone? Oh! E se amor llega así en esta manera. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Vedi che gli ascoltatori più attenti lo sanno, che quando andiamo in leggerezza così, Gypsy King così, arriva, perché dopo arriva il cetriolo. No, in realtà... vi voglio raccontare una cosa velocemente, anzi no, ve la dico prima della pubblicità, ve la dico dopo, perché adesso sono proprio contento di fare questa cosa. A proposito di prima, vedi, per caso ho un talento io? No, no. E allora come mai uno riesce a realizzare le cose che vuole fare? L'atteggiamento, l'attitudine e la gnecca, come si dice in italiano la gnecca? A Brescia sì. ci abbiamo la gnecca, no? La cazzimma, la cazzimma a Napoli, determinazione, cioè che tu dici figa, bisogna farla quella roba lì, bisogna farla. E dopo tu a tavola o intorno ti dicono: no, ma sai. E io quelli li guardo e dico: figa, quelli come te. Stavamo ancora lì con le lanterne, porca, fai le robe. Perché, come dice il grande. Che? No, non so. No, Maurizio. È ancora lì in bianchino. Ma quanto è grande casa tua che stai imbiancando? È figa, due settimane che stai imbiancando casa. Quanto è grande? Quante stanze hai fatto? Con quella roba lì della facciata, sì, con i miei soldi delle mie tasse. Ti sei fatto la villa. Si è fatto anche il dentro. Ah, ma vi veniamo facciata. A prendere voi dalla uno casta per uno. Prima o poi uno per uno. Quei soldi delle mie tasse, ti sei fatto la facciata. Comunque ti toglie la suoneria durante la diretta. Poi togli, ti scoccia, toglie la suoneria, avere rispetto. Va bene, ragazzi, quindi adesso. Ci dovete dare 5 euro per la puntata, 4 euro per la puntata. Non vogliamo niente. Però il tema adesso diventa serio per qualche secondo. Si può veramente. Siamo in tanti. Non fate quelli. No, fatelo tutti. Uno, buttate dentro la vostra goccia nel mare, vi prego. Buongiorno, buongiorno Arianna, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Sto bene, sto molto bene, grazie. Bene, sono molto contento e sono molto contento di averti incontrata qualche anno fa, perché mi hai reso una persona privilegiata, diciamo, il privilegio di poter essere tuo amico e poter fare delle cose con te.
Ti volevo dire, parlo a nome di molte persone in ascolto, e persone che guardano certe situazioni e sentono, alcuni dicono vabbè così punto, altri invece dicono vorrei far qualcosa ma non si riesce mai a far qualcosa. Ovviamente si arriva sempre alle donazioni, ai soldi, che è sempre un discorso molto riduttivo, perché è un po' come mettere una toppa a una pompa buca e invece di chiudere il rubinetto, no? Però in attesa che un mondo, non lo so, forse sarà sempre così, i governi hanno degli altri interessi. Però qualcuno, qualcosa si può fare, anche fosse una persona, due persone, 100 persone, insomma, qualcosa si può fare. Sono arrivato a te e tu sei riuscita con le tue conoscenze, perché lavori da tanti anni in questo settore, ad avere un insider, quello che si dice, cioè qualcuno che sta all'interno, in questo caso della striscia di Gaza. E quindi ti ho chiesto di creare un sito, un qualcosa dove qualcuno clicca e può fare una donazione, qualcosa del genere. Tu mi hai mandato già un foglio, quindi io garantisco per te, e dove è praticamente un pasto costa un tot, e abbiamo fatto un calcolo e ci servono un po' di sostegni. Vuoi raccontarci qualcosa? Certo, allora innanzitutto ti ringrazio, ovviamente. Vi posso raccontare questo, vi posso raccontare che come è stato per il terremoto in Siria, è assolutamente in certe situazioni di guerra dove non si riesce ad entrare, nemmeno gli aiuti entrano, è assolutamente indispensabile, necessario avere un team locale, un contatto interno. Dopo 12 anni di questo lavoro, soprattutto in Medio Oriente, ce l'ho, ok? È un piccolo team ed è un piccolo team che ci aiuterà a sfamare e a dissetare 500 famiglie selezionate tra le più fragili, quindi tipicamente orfani, vedove, disabili. Porteremo loro appunto 500 pasti che copriranno il fabbisogno di un mese, e distribuiremo acqua, perché non c'è nulla a causa della chiusura. Quello che faremo noi è concentrarci in una zona che è Rafah e portare cibo e acqua. Hanno bisogno di sopravvivere, ci sono bambini che sono morti in guerra e che continuano a morire di fame, di malattie, perché la carenza di acqua, di servizi igienici porta anche a epidemie. Hanno un bagno per 700 famiglie in questa zona, le chiamano zone sicure, ma in realtà se non arriva da mangiare non arriveranno le bombe, ma muori comunque. Allora, questo è quello che vogliamo fare. Avete fatto un calcolo che gira intorno alle 17.000 euro. Esatto, per fare questo processo. Se noi riusciamo a raccoglierne anche di più, si possono aumentare o i mesi, sperando che la cosa si sistemi anche più velocemente di un mese, no? Perché a volte dicono sì, adesso ne stanno parlando, forse il mese prossimo, ma lì ogni ora è un disastro. Oppure allargare il numero di famiglie. Allora io, per non parlare troppo di questa cosa, voglio essere più, diciamo, pratico. Dove si va a fare questa donazione? E ognuno può scegliere 1 euro, 2 euro, 5 euro. Qualcuno in ascolto potrebbe anche versare 17.000, però facciamo che ognuno fa il suo. Esatto. C'è una pagina dedicata a questo progetto ed è una pagina internet semplicissima, si chiama unaiutoora.org. Ok, allora unaiutoora, e ci sono le due O, ve lo dico perché magari arrivate lì, fate unaiutoora, invece unaiutoora con due O, era l'unico libero, purtroppo mi ha cercato anche qualcosa, lei aveva proposto anche, cos'è che avevi proposto, tipo un volo per la cosa, ma volevo proprio togliere il nome perché io non c'entro niente. E quindi un aiuto, quindi è www.unaiutoora.org. Ascolta, se anche lo scrivono con una O sola, va lo stesso. Perché te sei de Bergamo e hai sistemato anche la variante. Va bene. Esatto. Allora vanno lì, c'è subito sulla pagina, non devono cercare niente, vanno lì e ognuno fa quello che può. Va bene. Esattamente. Va bene. Arianna, grazie veramente di questa possibilità. Grazie al tuo lavoro. Grazie, a presto. Ciao. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Adesso facciamo 8 om tutti insieme. Otto. Allora ragazzi, ci state scrivendo che non riuscite ad aprire il sito, perché probabilmente lo stiamo facendo tutti nello stesso momento, quindi magari segnatevelo sul telefono, un come si fa quello lì, dici anche tipo la sveglia, no? Tipo Siri, cronometro, io faccio così, Siri, timer 10 minuti.
E fra 10? Lo sai io Siri non, non lo la fai uso mai. Io solo per questa roba, perché ho visto fare da un papà di un mio amico e allora dal vedo. Papà di un tuo amico. Sì, che ha fatto anche grande. Siri, di timer 20 minuti. Non so se e io ho detto "Ma fa tutto fa lei". Perfetto. Insomma, quindi magari lo possiamo fare Maurizio, allora, Maurizio, vuoi togliere la soleria? Esatto. Vi voglio quanto abbiamo Maurizio? Vai, pochissimo. Sì. No, voglio dirvi questa cosa perché è importante forse l'avevo già spiegato una cosa così la parola responsabilità. Possiamo aprire questo sì. questo come si chiama? Com'è che l'abbiamo chiamato? Come l'ho chiamato la settimana scorsa? Stargate. Sì, capito? Sì. Ci sono delle parole che sono degli Stargate, cioè tu ci entri dentro, cominci a ragionare e vai dentro in altre dimensioni. La parola è responsabile, no? Che in inglese è anche responsible, che è la stessa cosa, cioè able to respond. E responsabile significa abilità a rispondere, cioè quando c'è una cosa e tu hai la capacità e la possibilità di poter rispondere. Quindi le persone responsabili, più sei responsabile più sei libero. Invece molti dicono guarda io non mi voglio sposare, voglio fare i figli, io non voglio responsabilità, voglio essere libero. No, è proprio il contrario. Più sei responsabile, cioè più hai il potere di reagire a delle cose, più sei un uomo libero. Quando una cosa non la puoi fare non sei libero, sei uno schiavo, mettiamola così. Quindi la parola responsabilità significa questo: davanti a questo problema tutti noi siamo responsabili, cioè siamo in grado di poter fare il nostro per rispondere a questo problema. Poi un giorno vi scasserò la nerchia, come si dice, sì. su una cosa fondamentale che certo. è un altro portale. Non esistono i problemi degli altri e i problemi nostri, esistono solo i problemi. Uh-huh. Perché io, per esempio, posso risolvere dei problemi di Maurizio che lui non riesce a risolvere per se stesso e viceversa. Quindi noi ci dobbiamo muovere per risolvere i problemi, perché i problemi degli altri risolvono i nostri. Quindi Maurizio, fammi un bonifico no, e siamo a posto. Magari. Ma basta. Ma questi soldi. Sempre con questi soldi. Hai fatto un punto org lì? Hai fatto la donazione? Sì, un aiuto, ripetiamo. Un aiuto ora. Dopo dovrebbe portarvi sul sito sustain.org. Esatto. Però adesso andate in crash, quindi aspettate un attimo. Fatelo quando ci sono programmi più noiosi. Ancora. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Boom. Vedi che mi arrivano però un po' di messaggi. Viva, entriamo con Vivaldi. Ma è primavera, non oggi ancora. Ah, domani. Beh, l'equinozio. Bene, sì, l'equinozio. Giusto. Bisognerà fare un rito. Domani? Tuoi, ah, sicuro. Domani è primavera, sicuro, dobbiamo fare qualcosa. Pulizia di primavera. No, rituale una bella doccia. Un rituale. Bella, primavera, ragazzi, possiamo dire che è la stagione più bella, dai, la primavera, no? Tranne per quelli che soffrono il polline, quelle cose lì è tosta, quindi... No? Forse per questo c'è la goccia al naso. Ah, magari sei intollerante a qualcosa. Intollerante. Sei intollerante a noi. Sono una persona. Grazie ragazzi, perché alcuni di voi riescono a fare le donazioni e quindi sono molto, molto contento. Grazie. Dopo farò anche sulla mia pagina Instagram, anche tu, underscore Rossato. Certo, subito. E facciamo il link magari anche con le cose. Ebbene, sono molto contento. 17.000 euro, siamo così tanti. L'idea di dar da bere. A me, pensa che a me più del mangiare mi viene sempre da bere. Certo. No, se tu ti metti lì un attimo e guardi una persona a cui vuoi bene, se non riesci a guardare te stesso, dici oh, non c'è l'acqua, cioè sono lì che dico ragazzi abbiamo sede, non c'è l'acqua, cioè non è che ti metti a scavare, non c'è l'acqua, c'è l'acqua contaminata, capito? Quindi è ancora comunque... peggio, no? È incredibile. Quindi insomma dovremmo farcela almeno, e poi speriamo che è strano questo atteggiamento che c'è verso questo conflitto, che è ovviamente diverso da tutti gli altri che ci sono in giro. Cioè lì bisogna stare attenti a quello che si dice, bisogna stare attenti a quello che si fa. Se scendi in piazza a protestare ti dicono che stai sostenendo l'odio, che è il bene contro il male. È strana questa cosa, non è chiara come le altre, non è libero il confronto come con le altre. Uno può dire sì, no, boh, non so, quello lì ha detto, beh, se il popolo russo ha votato, qualcuno può dire. Invece su questo tema sono sempre un po'... No? Poi l'idea che tu gli stai portando da bere da mangiare e non fai entrare le cose da bere da mangiare, cioè non è nemmeno la guerra, questo è qualcosa in più della guerra, no? C'è proprio una malvagità, una cattiveria che proprio non... però le cose tutte quante hanno ordine tra loro e questa è forma che l'universo a Dio fa somigliante. Sono molto contento perché
io sono una piccola goccia nell'universo, ok? E insieme a voi posso diventare una goccia un po' più grande, quindi diventiamo una bacicola, siamo un bidet. Noi siamo un bidet, ragazzi, sì. Mi spiace, vi volevo far fare una cosa bella, vi volevo far diventare un oceano, vi ho ridotto a un bidet, siamo un bidet, è un bel bidet. Però posso dire, scusa, essendo un bidet, lo dico per me guardando Maurizio, alcune volte sarebbe bello essere anche un bidet, no? Sì. Che tu sei lì così, pieno d'acqua, e vedi questa roba là in cima. Cosa stai dicendo? Che sarebbe bello. Credo di essere l'unico sul pianeta ad avere un programma radiofonico che è riuscito a passare dalle donazioni al bidet. In effetti oggi non avevi ancora fatto un riferimento. 4 secondi. E uno dice, ma questo programma è tipo quelli là che parlano di bidet, patate, così, o è un impegnato? Non si capisce, perché io adesso dal bidet, dopo aver parlato di quella roba così violenta, vi ho parlato del bidet, vi siete immaginati questa cosa meravigliosa, che bello essere un bidet, e adesso vi rimetto un'altra cosa, si capisce niente sto programma, è fatica. Un giorno nella foresta scoppia un grandissimo incendio, gli animali stanno lì ad aspettare che l'incendio si smorzi, invece no, l'incendio prende sempre più vigore, e allora gli animali cominciano a scappar via dalla foresta in fiamme. L'ultimo a restare è il leone, perché è il re degli animali e quindi come re ha il dovere di andarsene per ultimo. Poi non ce la fa più e comincia a correre fuori dalla foresta in fiamme. Mentre sta uscendo vede un colibrì che ha una minuscola goccia d'acqua sul petto e va verso l'incendio. E allora il leone gli dice, ma lì è tutto in fiamme, che vai a fare? E colibrì, mostrando la goccia d'acqua, dice, vado a fare la mia parte. Forse bisognava fare come il colibrì, credere che proprio quella goccia d'acqua sia utile e sia la tua parte. Il volo del mattino è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Lo sai che senza de un picaflo, siccome questa, cari ascoltatori, c'è un picaflo. Ridi. Scusate, ragazzi. Cosa ridi? Rido da solo, beati voi che alle 10 avete la libertà di andarvene da me. Io penso a tutta la vita con Fabio Volo, che è una roba che ci vuole una pazienza. Comunque volevo dirvi che siccome la so fare con la chitarra, se volete domani... Perfetto. Me la rifaccio acustica con la chitarra. Mi piace che mi hai messo il Vivaldi sotto, dai. Aspetta, vai. Ci si accusa. Vai. Nuovi ragazzi, guardate che con l'anno bisestile la primavera entra oggi. Ma non solo, ci si riaccusa. Ma non ascoltate Radio DJ? Enrico e Bagnino ha detto che c'è già stato stanotte alle 4:30 l'equinozio. Sì. Ha ragione. Domani, scusate, non ascolti Radio DJ. No, a quell'ora lì no, sto sudando con i bambini. Domani è 21, sì. è la giornata della poesia. Compleanno di Alda Merini. Poi Primavera. C'è un botto di roba domani, domani comprando la ginger. Domani tutta la puntata sul gruppone di Maurizio. Domani è roba tua, poesia, Maurizio. Mi hai fatto Merini, fare anche un video dove leggo una poesia. Un bel video. È un bel un'ascoltatrice fa mandato. Verrà pubblicato domani su Instagram. Bene. È un bel bidet. Ah sì. Stamattina per svegliare i miei figli gli ho detto, ragazzi, mi raccomando, che ieri è andato a scuola col pigiama, così. Però, come è andato a scuola col pigiama? Perché c'era una specie detto. Di pigiama per vedere il film, gli hanno fatti andare col pigiama, cioè, vabbè, comunque la faceva ridere, sono avanti. Però ho visto che quando hanno qualche iniziativa così si svegliano un po' prima, cioè, allora oggi gli ho detto, mi raccomando ragazzi, che oggi c'è la giornata, bisogna andare in mutande, ho detto, no? Sì. No, con gli occhi ho detto, oggi c'è la giornata delle mutande. Ma non solo voi, anche noi che vi accompagniamo a scuola, i professori, quella che vi da mangiare giù alla mensa, certo. Ma sì, io ho detto, sì, tra l'altro credo che non bisogna metterle pulite, io ho detto deve essere, credo sia la giornata delle mutande sporche.
Ma davvero? Ho detto sì, ma io ti accompagno. Pensa, tutti cominciavano a ridere così e comunque si sono alzati e non ci hanno creduto, ovviamente. Però è servito. Quindi è un consiglio che do ai genitori in ascolto: non si sveglia tuo figlio, dille che c'è la mutronata della mutanda sporca. Si chiama La frenata è qui con te. Da, la frenata è qui con te. Non c'è pace più per me. Oh, ragazzi, sono contento. Stanno arrivando un sacco di messaggi. Arianna mi ha già scritto che sta andando bene le donazioni. Bene. Sono uscito a prendere l'acqua, la Stefi mi ha detto si fa facile, l'avete messa giù facile per fare la donazione, quindi sono contento. Fatelo da qui a oggi, da qui a stasera. Sì, la SIAE di Vivaldi qua, sì. Chi è che la paga? Credo sia fuori diritto. No, è fuori diritto. Che questo comunque non è risonato a questo momento, nonostante il crash e tutto, siamo già a 400 donazioni, non so di quanto. Beh, forse anche solo un euro. 400. Voglio sapere in soldi. No, ecco, il subito. Certo. Bene, ragazzi, non ci sentiamo già un po' meglio? Fa tutto schifo come prima, però qualcosa, non lo so, perché comunque quando tu dai lo fai per te alla fine, non c'è niente che ti fa stare meglio, perché il mondo non fa tutto schifo. Non lo so, per me certe persone hanno troppa paura per pensare che le cose possono essere diverse. E, insomma, il mondo non è tutto quanto merda, ma credo che sia difficile per certa gente che è abituata alle cose così come sono, anche se sono brutte, cambiare. E le persone si arrendono. E quando lo fanno, poi tutti ci perdono. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Quando venerdì Viola, Maurizio, Stefania. Allora la chiamo Stefania, non Steffi, si preoccupa, giusto? Si mette sugli attenti. Stefania, Maurizio Rossato e Viola. Maurizio underscore. Underscore Rossato. Sì. Venerdì. Sì. Diremo, cari ascoltatori, cosa vi è rimasto in mente di questa settimana? Tutti diranno il bidet! E tu puoi star qui a far donazioni, cose, camilleri, l'universo. Alla fine dirà, io quell'immagine là del bidet. Sì. Allora, qualcuno ci scrive, ci siamo collegati adesso, mi sono collegato adesso, puoi ridare il sito. È facilissimo, perché è www.lesemperkel, World Wide Web vuol dire, no? Sì. World Wide Web, www, ok, punto. Un aiuto ora con le due O, però va bene. Comunque, unaiutoora.org. Non fatelo subito che va in crash. Sì. Noi purtroppo siamo troppo potenti, non ci rendiamo conto del getto che possiamo fare. Da il qui gettito. Dal gettito. Il getto te lo fa bene. Il getto è il bidet. Torniamo al bidet. Allora, getto. Non fate adesso. Uno dice 10:15, uno si iscrive 10:40, uno si iscrive mezzogiorno, le 2, le 3, le 4. Uno lo faccio domani, tanto domani vi scancheriamo ancora. Ma fate oggi, domani. Esatto. Domani io, ragazzi, ci sono 5.000 persone che non hanno da bere, da mangiare. Con 17.000 ce la facciamo per un mese. Siamo già quasi a 10.000. Io direi che almeno il doppio, dai, almeno anche il doppio. Di più, ragazzi, anche siamo di un milione. Più. Dai, ragazzi, dai, siamo un milione. Sarebbe bello tirar su un milione. Ora stai, capedi? Subito gridi. Vabbè, pensiamo in grande. La voce bassa. Gridi in inglese. Grid. Va bene, ragazzi, www.unaiutora.org. Vorrei chiedere ai miei colleghi di Radio DJ di dirlo anche nei loro programmi. Non sarebbe male. No, perché è un'idea mia. Dicono, no, partecipare a basta spiegarglielo, si racconta. Vabbè. Si sta qui tutto il giorno, tu stai qui. Tutto il giorno, ok? Vai. Ricordate, chissà se loro riescono a metterla giù col bidet, però una roba così. Prendetelo voi e Radio DJ, la trovi anche in podcast.